Gli ungheresi sono scesi in piazza per la terza notte di protesta contro la nuova legislazione che disciplina le norme sul lavoro e che esentano il governo dal controllo indipendente da parte dei tribunali. Stavolta sono scesi in piazza anche i deputati dell'opposizione che hanno già protestato durante la sessione parlamentare, ma senza successo. È importante che le elezioni parlamentari europee vengano il prossimo maggio e che a ottobre si terranno le elezioni comunali. Il partito di governo deve essere assolutamente battuto. Dobbiamo cambiare la cultura politica, non solo il governo. Non possiamo aspettarci che una sola persona ci dica cosa è buono. Dobbiamo trovare la forza di essere diversi, con punti di vista diversi, e naturalmente qualcuno deve sedersi al posto di Orban. Ma non è il momento giusto per trovare questa persona. Dobbiamo trovare prima un punto in comune. Le nuove leggi consentono ai datori di lavoro di chiedere al personale di lavorare fino a 400 ore extra all'anno invece di 250, mentre il pagamento potrebbe essere ritardato di 3 anni. Questa volta 2.000 persone hanno risposto alle chiamate dei partiti di opposizione per manifestare. Cortei sono previsti anche per domenica, organizzati dai sindacati con lo slogan «Buon Natale, signor Primo Ministro».